44 tech 22 cameras. Azione! Africa! Io non ho paura! Come on! Oddio che è? Oh mamma! Oh! Storia molto particolare, molto divertente, molto simpatica e molto sentimentale. Se mi salite quando è scappato il serpente. Ma come faccio ad avere un amico? Quello non è un amico, quello è un coccodrillo per amico. Ah, un amico che si comporta come fanno noi coccodrilli, lacrime di coccodrillo, gliele fa di tutti i colori, poi si pente. È un po' prepotente nei confronti di questo suo socio così... così buono, così sfortunato soprattutto. Non fame, stai a cucinare la polenta. Io sto quello come uno scemo per te. Qualcuno matata. Era un amico, era un amico, perché non sei più amico. Parla di una grandissima amicizia tra due che si vogliono un gran bene ma che litigano sempre, che sono poi Mattioli e Boldi. Che ritrovano una vecchia amica, un'amica contesa, quindi insomma è tutta una storia d'amicizia. Un amico sa anche perdonare. Sì, ma ti ho perdonato troppe volte. Adesso basta, adesso mi sono stancato. Ti dovresti da vergognare, va bene? Penso che non sia possibile andare in Africa e ritornare uguali a come si è partiti. Sono tutti suoi? Beh sì, anche, in un certo senso. Tanti, Mi deve scusare, l'hanno scambiata per San Cristoforo. A me? Sì, nella nostra chiesa c'è il dipinto del santo, che effettivamente le assomiglia, molto. Venga a vederlo. Cosa sta succedendo qui? Laura. 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 Lorenzo. Questa terra mi è entrata subito nell'anima, è stato un po' come tornare alle origini. E poi vivendo a stretto contatto con loro, con gli africani, non me ne sono quasi accorta, la mia vita era già cambiata. Coloratissimo, ci sono dei colori meravigliosi, una cosa della quale mi sono accorta proprio anche solo vedendo le fotografie di scena. Un film che mette un grandissimo buon umore. Billy the Kid, tra Rio e il cavallo. Scegli il cavallo! Brava, io voglio fare come Billy the Kid. Quella si pensa che io la sposo. Ma io scelgo il cavallo! All'occhio! Io sono pronta, andiamo! Tesoro, ah, sei già qua? Tieni, vuoi assaggiare? No, grazie. Questo! C'è sempre un po' di cipollino, tra virgolette, che è l'eterno bambino che non vuole invecchiare mai. La cosa importante, prometto di farli divertire sicuramente e credo anche un pochino commuovere. Sandro, sei tu, mi hai fatto lo scherzo? Sandro, finalmente ti ho trovato! Sandro, ma perché? Do you speak English? Questo film poi, girato in Kenya, ti fa vedere anche come vivono tante persone, come vivono
i bambini, la gente. La solidarietà è una delle molle, delle grandi molle che porta avanti la storia, la solidarietà nei confronti della missione di Suor Laura che è in pericolo e in difficoltà. Perché bisogna sempre trovare un modo per ridere, per uscire dalle situazioni con un sorriso. E nello stesso tempo, in un film come questo, anche di lanciare un messaggio che è importante. Basta quasi niente per poter vedere questa gente felice, questa gente sorridere. Nei due amici succedono cose diverse, perché sicuramente questa esperienza incide su tutti e due, però finisce per cambiare veramente solo uno dei due. È un po' più cialtrone del suo amico e socio Lorenzo, però insomma poi alla fine si vedrà che è un uomo di cui ce ne sono di peggio in giro, ecco. Sono amici come tanti altri che litigano e si vogliono bene da 40 anni, insomma, da sempre, che partono con le loro convinzioni e quando arrivano in Africa il contatto con una realtà molto diversa fa maturare un'idea diversa di vita. E poi basta, basta essere egoisti. Non dobbiamo essere più qui. Tu sei un egoista. Sei un egoista. Tu sei un egoista. Io sono un egoista. Dobbiamo imparare a donare qualcosa alle missioni, a Laura. Mandiamo qualche cosa a loro. Poi c'è l'avventura, ci sono gli inseguimenti, c'è la savana, ci sono gli animali, ci sono i masai. Ci sono tanti ingredienti in questa storia che fanno sì che sarà un film che piacerà a tutti, grandi e piccini, soprattutto anche perché il film viene ambientato in Africa. C'è per tempo di spiegarlo, mo vedrai, lo vedrai, lo vedrai. Mm-hmm.